Il fiume d'argento. La riviera dei Cedri in Calabria è uno scrigno di bellezze. Marine e borghi collinari si contendono con le loro meravigliose peculiarità l'apprezzamento dei viaggiatori. Dovunque si avverte il profumo intenso di cedro e bergamotto, mentre il gusto è deliziato dall'intenso sapore dei peperoncini amari. Lasciando le spiagge e inoltrandosi nel territorio, si scopre un luogo incredibile che invita a lasciarsi andare camminando nella natura. La riserva statale naturale orientata della valle del fiume Argentino in provincia di Cosenza e nel cuore del Parco Nazionale del Pollino si raggiunge percorrendo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita Campotenese in direzione Scalea e poi Orso Marso. Il fiume nasce sulle alture dei piani di Novacco, sul massiccio montuoso del Pellegrino. Arrivati in valle, si lascia l'auto in un parcheggio molto capiente e, adeguatamente attrezzati per il trekking, si inizia una delle più belle passeggiate della zona. Il percorso è ben segnalato e curato. Comunque conviene scaricare la traccia GPS e seguire una mappa. L'intero itinerario ad anello, prevalentemente pianeggiante, costeggia attraverso il corso d'acqua con dei ponti di legno. È lungo 13 km circa. Difficoltà tecnica facile. Altitudine massima 432 metri. Per brevi tratti è consigliato anche alle famiglie con bambini. Alcune aree sono attrezzate con tavoli e panche per picnic, e magari anche barbecue, in piena tranquillità. In una incantevole radura accanto agli alberi ci sono le targhette che li identificano. È l'arboreto didattico. È facile lasciarsi catturare dall'animus loci. Nel contemplare le meraviglie della natura, la suggestione è paradisiaca. Poi si riprende a camminare a passo regolare, in tranquillità, guardandosi attorno con sguardo incantato. Non bisogna disturbare i luoghi con conversazioni a voce alta. Il suono allegro dell'acqua che scorre tra le rocce ricoperte di licheni è una colonna sonora costante e piacevole. Tra i flutti potrebbe comparire una lontra che qui è di casa. Gamberi di fiume testimoniano la purezza dell'acqua. Spunti per foto e video abbondano alla grande. Emozioni subentranti arricchiscono l'andare di chi ama le cose semplici ma suggestive. Accanto al sentiero in terra battuta, il fiume argentato si insinua in ogni anfratto, creando piccole rapide e rivoli impetuosi. Si precipita nella sua vorticosa corsa verso il fiume Lao e poi nel Mar Tirreno. Una biscia striscia sul terreno, incurante del passo dell'uomo. I raggi del sole filtrano tra i rami intricati degli alberi ad alto fusto e creano giochi di luce sul muschio color smeraldo che ricopre i muretti a secco. Dovunque è un trionfo di feci e capelvenere, agitati da una lieve brezzolina. La vegetazione è lussureggiante grazie all'umidità e la prevalenza dei tratti in penombra. In questo ambiente naturale da favola, dove tutto sembra surreale, forse qualche folletto dei boschi accompagnerà con molta discrezione il cammino del visitatore. Animaletti selvatici, sconosciuti a chi proviene da grossi centri urbani, fanno capolino tra i grovigli intricati dei cespugli. Falchi pellegrini
sfiorano la cima degli alberi. I più fortunati potrebbero vedere un'aquila reale volare in modo maestoso, lassù, nel cielo terso. Il suo verso, lo strido, è inconfondibile. Più avanti, dopo una fontana e il suggestivo salto d'acqua della cascata della Ficara, si incontra anche un interessante giardino con piante officinali. Questo tratto merita una pausa, seduti su una comoda panchina in legno. La cascata si svolge in un luogo particolarmente romantico. Ogni cosa contribuisce a renderlo prezioso. A metà percorso, un accogliente rifugio montano consente una gradevole sosta per un'esperienza culinaria molto interessante, magari a base di trote. Il caminetto invita a rilassarsi e a ristorarsi con un boccale di birra artigianale. Offre anche ospitalità su prenotazione per un eventuale pernottamento. Continuando il percorso, con uno sguardo al sentiero, per evitare di inciampare in qualche ostacolo, come sassi o radici emergenti, e un altro al panorama, ci si immerge di nuovo in un contesto dove il colore verde, nelle sue molteplici variazioni cromatiche, è prevalente. Tra escursionisti si dice un passo al presente e un altro al futuro. Qualche lieve pendenza, alternata a brevi discese, consentono di procedere per completare l'anello e raggiungere con comodità l'auto parcheggiata in sicurezza. È il momento in cui inizia il lento rientro verso casa, arricchiti da un'esperienza difficile da dimenticare, mentre si è ancora assorti nell'ascolto del canto sublime del fiume. Se non si è troppo stanchi, a poca distanza, volendo si può raggiungere agevolmente la Grotta del Romito, a Papasidero, un sito archeologico di grande interesse. Su una roccia si distingue benissimo il graffito raffigurante il Bos Primigenius di ben 12-15.000 anni fa. Che incanto! Nella grotta retrostante, adeguatamente illuminata, si incontrano i resti di un'antichissima necropoli, per gran parte esplorata. La visita è guidata.